In arrivo per il centro di Real Monte 1,8 milioni di euro per la messa in sicurezza delle zone più a rischio. Scadrà infatti il prossimo 12 dicembre la gara da 1,8 milioni di euro per i lavori necessari al consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato di Real Monte ed esattamente in via Udine, come si vede dalla foto, nell'area dell'asilo nido. Il bando della struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della regione siciliana Schifani e diretta da Salvatore Lizio, prevede una serie di interventi per ripristinare gli standard di sicurezza in un versante del territorio del comune dell'Agrigentino colpito da diversi movimenti franosi. Prosegue senza sosta, commenta il presidente Schifani, l'attività di programmazione delle opere mirate a ridurre i pericoli a rischio idrogeologico nelle aree più vulnerabili dell'isola, ottimizzando le risorse e le professionalità a nostra disposizione, ben sapendo quanto sia importante l'attività di prevenzione e soprattutto quella della tutela della pubblica incolumità. Si pone così rimedio a una vicenda che negli anni ha creato una grande apprensione e incertezza nei residenti di una zona densamente popolata, nella quale si sono registrate diverse frane, con danni a una serie di edifici privati, al manto stradale e di alcune vie principali. Una situazione aggravata dall'umidità di risalita proveniente da una falda che scorre nel sottosuolo di Real Monte e che ha interessato la scuola elementare in un sito che si sviluppa in pendenza sulla pendice meridionale dell'abitato. Tra le soluzioni contenute nel documento progettuale, la realizzazione di una palificata in cemento armato a valle delle abitazioni per contrastare lo scivolamento del versante. Verranno inoltre collocate delle gabbionate di contenimento per il sito e contrastare il fenomeno di cedimento e un sistema drenante consentirà di canalizzare le acque in appositi pozzetti.